Salve a tutti ragazzi e benvenuti su InSport. La terza volta che sto provando a registrare questo video, non perché la fotocamera non funziona o perché le luci non vadano bene, ma perché semplicemente ho difficoltà nel parlare. La voce mi è rimasta ancora bassa come quella di un vecchietto dagli scorsi video, perché li sto registrando tutti di fila, yeah! Allora, comunque, bando alle ciance e iniziamo questo nuovo video. Allora, oggi parleremo di un argomento molto dibattuto, che è quello del bodybuilding, del powerlifting e del crossfit. Cosa hanno questi tre elementi in comune? Niente, no, non è vero, le hanno, tutte e tre si svolgono in una palestra. Tra parentesi, io faccio un tipo di attività principalmente basata sul powerlifting nonostante legga sui diversi forum, diverse pagine su Instagram o su Facebook che tutti quanti odiano il CrossFit, io devo dire la verità, non lo odio, anzi mi sta pure simpatico. Ho degli amici che lo fanno, ho conosciuto gente che lo faceva a livelli seri ad Urbino, dove mi sono laureato io nella specialistica. Devo essere sincero, è un'attività ottima, ma andiamo per i gradi. Il powerlifting l'abbiamo già affrontato su questo canale ed è un'attività principalmente basata su tre esercizi: panca piana, deadlift e squat. Non si fanno solo questi tre esercizi, ma le competizioni prevedono che comunque ci siano delle distensioni su panca piana con il bilanciere, dello squat, il back squat e del deadlift. La tecnica di questi tre esercizi è differente da quella di, per esempio, di un bodybuilding, di un bodybuilder, scusatemi, perché? Perché i carichi sono più elevati, perché anche le federazioni che attuano questi tipi di diciamo di competizioni sono meno rigide e permettono appunto di fare una tecnica un po' più sporca. Però sporca non vuol dire che non sia corretta, ma è corretta per quel tipo di disciplina. Naturalmente nello squat con 300 kg si arriverà al parallelo, si scenderà, ma la forza, la tensione, anche le masse di questi giovani che fanno, di questi ragazzoni che fanno questi tipi di alzate, non gli permetterà di arrivare proprio con il culo sul pavimento. Perché? Perché saranno bloccati proprio a livello articolare, oltre proprio a livello proprio delle fasce che si metteranno loro, ma soprattutto anche a livello delle masse che occuperanno proprio un volume fisico, quindi massa muscolare, un volume fisico delle gambe e quant'altro, anche dell'addome. Però la tecnica sarà completa, laddove arriveranno a 90 gradi, si svilupperanno tot potenza, non saranno aiutate e quant'altro, eccetera, eccetera, le cose che sappiamo tutti. Nel bodybuilding invece cambia leggermente la questione, perché gli esercizi sono molto più vari, vengono utilizzate oltre ai pesi liberi molto anche le macchine, e si cerca di isolare il singolo elemento. E a differenza del powerlifting, dove non viene sviluppato, lattato, perché il substrato principale è quello della fosfocreatina, nel powerlifting invece si cerca di sviluppare lattato, di andare a degradare il glicogeno e lasciare il muscolo appunto in mancanza di ossigeno. Perché? Perché è proprio il lattato che aiuta la crescita, grazie a delle risposte ormonali, la crescita muscolare. L'alimentazione fra i due è molto differente e soprattutto, appunto, vi ho detto che il bodybuilding è basato sull'isolamento, proprio il singolo muscolo che deve lavorare piano, le ripetizioni dalle 2, 3, anche una del powerlifting salgono a 8, 10, 15, anche 20 in alcuni casi, e si cerca proprio la volumizzazione massima e l'isolamento massimo del muscolo, in maniera che si possa distruggere quel singolo muscolo, quella fibra, proprio al meglio. Qui, ora, parliamo del CrossFit. Io ripeto, tutti quanti CrossFit o cross training picchiano contro il CrossFit, no? Un allenamento di merda, no, fa cacare, no, che cacchio fa, no, calma. Il CrossFit è un'attività bellissima,
So che dicendo questo perderò la metà della mia, dell'utenza di YouTube, però no, a parte gli scherzi, il CrossFit è un'attività bellissima, un'attività che deve essere saputa fare e deve essere saputa anche indirizzare. Non tutti possono fare CrossFit e gli esercizi che vengono posti, o comunque i circuiti che vengono posti, proposti, mettono a dura prova sia la parte cardiovascolare sia la parte proprio di respirazione e di resistenza muscolare del nostro soggetto. Questo che sto per dire è una mia idea personale. Io penso che, compreso me, la metà delle persone che fanno bodybuilding e powerlifting non sappiano neanche che cosa sia il CrossFit, e se vengono messi comunque in un circuito, sono convinto che difficilmente riuscirebbero a portarlo a termine. Il motivo è legato principalmente non al fatto che il crossfitter o comunque è una persona che è un super uomo o una super donna, perché il crossfitter, se soprattutto se comunque è stato seguito in precedenza, se ha fatto un percorso anche per di adattamento a quel tipo di sport, è una persona che ha sviluppato una grande resistenza e una grande capacità articolare. Il punto, capacità, mobilità articolare, il punto per cui il CrossFit è visto di cattivo occhio è perché si conosce poco. Purtroppo il cross training, CrossFit, questi circuiti funzionali vengono portati avanti da persone che per fare soldi e introiti sfruttano il nome e fanno arrivare tanta gente. Facendo arrivare un grande numero di gente e facendo questi corsi di 10 persone, 15 persone, comunque che si lavorano a stazione, cosa fanno? Peccano nel curare la tecnica di ogni singolo elemento. Il CrossFit, come ogni tipo di attività fisica, ha una periodizzazione. Ci sono dei periodi, per esempio, dove utilizzeranno magari il protocollo TIMES, cioè praticamente si detta un tempo, tipo un minuto, quante ripetizioni si riescono a fare. Qui, per esempio, un protocollo molto particolare, perché dalla fretta di fare molte ripetizioni non si può la tecnica. Invece no, la tecnica deve essere sempre corretta, e soprattutto il ROM, il range articolare di movimento, deve essere completo, ok? Oppure ci sono dei protocolli praticamente a ripetizione, i classici protocolli a ripetizione, cioè praticamente 15 ripetizioni per 4 stazioni, per tutti esercizi, insomma, per 2-3 round. Quindi, io quello che dico, il CrossFit è una bella attività. Io non ho capito perché c'è questa diatriba. Io l'ho studiato pure all'ultimo anno, devo dire la verità, è bello, cioè nel senso è interessante. Ci feci la tesi triennale sull'allenamento funzionale, che poi comunque scaturiva anche su degli allenamenti CrossFit. Studiandolo capisci tante cose e lo vedi sotto un altro punto di vista. Tra parentesi, io non dico che da domani andrò a fare CrossFit, non dico che il CrossFit è lo sport per eccellenza, come alcuni dicono, alcuni sostengono. Dico che è sport, dico che è interessantissimo come disciplina e che deve essere saputo fare come ogni cosa, anche la corsa di base, che è la cosa più naturale forse che abbiamo, come la camminata anche che abbiamo. Se è fatta male porta dei danni e non dei benefici. Il CrossFit purtroppo viene portato avanti, ripeto, dalle persone che non curano la tecnica, perché per introito lasciano per esempio uno squat dove si alzano molto i talloni e vanno più sulla schiena e non sulle gambe, quindi già una tecnica totalmente sbagliata. Su un deadlift dove non è un deadlift, non è uno stacco, è semplicemente una perdita della curva, cioè dell'appiattimento lombare, quindi si forma una curva e quindi distrugge tutto quanto. I piegamenti, classici piegamenti, che piuttosto che farli con un'angolazione vengono fatte con un'angolazione eccessiva e quindi rovini. Quindi questo è, di base penso che sia questo. Il CrossFit, se fatto bene, porta un sacco di benefici: potenziamento del core, potenziamento cardiorespiratorio, potenziamento anche muscolare. L'importante è che deve essere appunto saputo fare.
Io spero che questo video, ragazzi, abbia messo un po' di chiarezza. Il bodybuilding e il powerlifting, grazie a Dio, li conosciamo, anche se c'è una diatriba fra di loro, perché uno pensa che sia un ciccione, cioè il bodybuilder classico pensa che il powerlifter sia un ciccione, e di base lo è, ma con una potenza disumana, mentre il powerlifter dice sì, io bello l'addome, però non alza molto. La classica, purtroppo la classica ignoranza, ogni tanto ovviamente in maniera goliardica, del powerlifter, che punta più che altro a sollevare pesi in maniera grezza, ovviamente con una tecnica ben studiata, e pensano questa vicenda. Però entrambi odiano i crossfitter, odiano il crossfit, odiano il cross training. Non ho capito il perché sono comunque discipline che portano gente nelle strutture, appunto li fanno muovere dal divano. Questo non deve essere una giustificazione a dire allora solo perché li portano alle strutture li facciamo fare il lavoro a cazzo. No, assolutamente no, il lavoro deve essere fatto bene. Il problema è che mancano gente competente nelle palestre, semplicemente questo. Ragazzi, il video si chiude qua. Se avete dei dubbi, delle perplessità, scrivetelo nei commenti oppure contattateci direttamente sulla pagina Instagram e Facebook, dove siamo molto attivi, e in.sport.fit lasceremo nei dettagli poi del video, comunque compariranno da qualche parte. E iscrivetevi al canale, ragazzi, non l'avete ancora fatto. Attivate la campanellina, così rimarrete sempre aggiornati sulle diverse novità, ragazzi. E che dirvi, siete fantastici. Gli elementi più belli che ho. Ragazzi, buon allenamento da InSport. Ciao!